Buongiorno. Nel considerare la storia di Lazzaro, Gesù dunque entra in Betania, nel villaggio di Marta e Marta corre verso Gesù e dice queste parole: Gesù, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. In altre parole, se tu, Signore, fossi venuto subito, quando ti abbiamo chiamato, mio fratello non sarebbe morto. Qualche versetto più avanti, Maria, che non è andata da Gesù subito, Maria che era arrabbiata con Gesù, colei che era sempre ai piedi di Gesù, sempre per lodarlo, per lavargli i piedi, per ascoltarlo, sta là seduta. Marta a dire: guarda che c'è Gesù, interessa. Quando finalmente Marta la dice: guarda che è lui che ti chiama, anche se non troviamo una parola in questo merito, anche se non troviamo alcuna parola riguardo a questo, capiamo che anche lei dice: se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. In entrambi i casi le sorelle stanno dicendo: se tu avessi ascoltato noi e quando ti abbiamo pregato tu fossi venuto subito, beh, le cose non sarebbero andate così, le cose sarebbero andate diversamente. Noi siamo molto bravi a dire a Gesù come deve comportarsi. Siamo molto bravi a dire: se il Signore avesse ascoltato me. Ma noi ci dimentichiamo che le vie di Dio non sono le nostre vie e i pensieri di Dio non sono i nostri pensieri. E che lui ha una visione molto più ampia, molto più larga, molto più intelligente della nostra. Voglio farvi un esempio che si considera spesso. Quando Paolo subisce un costante e continuo attacco satanico, quando un angelo di Satana lo schiaffeggia, dice a Dio: Signore, toglimi sto prova, non ce la faccio più, io ti servo molto meglio se io non ho questa difficoltà. Al che, dopo 3 volte, il Signore dice: Paolo, questa difficoltà ti serve per stare umile. E poi, quando tu sei debole, io sono forte in te. Chi poteva capire questo? Chi poteva capire che Dio aveva un piano per il fatto di non aver risposto alla preghiera di Paolo? Chi poteva capire che Gesù aveva un piano più glorioso di quello che pensavano Marta e Maria? È ovvio che uno pensa: Gesù, se tu fossi stato qui, l'avresti imposto le mani e sarebbe guarito. Ma vai a pensare che Gesù ha qualcosa molto più grande di questo. Ed è così nella nostra vita.
Noi siamo convinti che quella è la strada, che quella è la cosa buona. E non ci rendiamo conto che Dio ha un'altra strada, è una cosa molto più buona per noi. Ed è proprio una questione di fiducia, di fede. Credi che Dio possa veramente lavorare nella tua vita qualcosa di molto più grande, di molto più bello, di molto più glorioso della tua misera idea di sicurezza? Che il Signore ti aiuti ad aver fiducia, di vedere grandi risposte. Non misere piccole risposte, meravigliose risposte. E non dire, Signore, se tu fossi stato qui. Perché se non è stato qui è perché ha un'idea migliore. E Dio ti benedica.